Srimad Bhagavatam, canto quinto, capitolo tredicesimo, verso 11.
Talvolta, anche del gelo, del caldo torrido, di un vento forte, di una pioggia eccessiva. Rimedio. Fare. Incapace. Rimane nella sofferenza. Talvolta. L'un l'altro. Vendendo. Tutto ciò. Un po'. Ostilità reciproca. Ottiene. È detto. Poiché si imbrogliano l'un l'altro solo per il denaro. Talvolta l'essere vivente si dà da fare per combattere avversità naturali come il freddo pungente, il caldo torrido, il vento impetuoso, la pioggia scrosciante e altri fenomeni naturali sfavorevoli. Quando non vi riesce diventa molto infelice. Talvolta è vittima di ripetuti imbrogli negli affari, così truffando gli esseri creano tra loro inimicizia. Talvolta l'essere vivente si dà da fare per combattere avversità naturali, come il freddo pungente, il caldo torrido, il vento impetuoso, la pioggia scrosciante e altri fenomeni naturali sfavorevoli. Quando non vi riesce, diventa molto infelice. Talvolta è vittima di ripetuti imbrogli negli affari, così truffando gli esseri creano tra loro inimicizia. Spiegazione. I tentativi di reagire agli attacchi della natura materiale costituiscono un esempio della lotta per la sopravvivenza. Questi sforzi creano l'inimicizia nella società e di conseguenza il mondo si riempie di invidiosi. L'uno invidia l'altro. Ecco come va avanti il mondo materiale. Il movimento per la coscienza di Krishna desidera creare un'atmosfera priva di invidia,
Certo, non è possibile che tutti diventino coscienti di Krishna, ma il movimento per la coscienza di Krishna può creare una società esemplare in cui l'invidia non esista. Talvolta l'essere vivente si dà da fare per combattere avversità naturali come il freddo pungente, il caldo torrido, il vento impetuoso, la pioggia scrosciante ed altre avversità. Quando non vi riesce diventa molto infelice. Talvolta è vittima di ripetuti imbrogli negli affari, così truffando gli esseri creano tra loro inimicizia. Dunque, per diversi mesi ormai qui a Shridham Mayapur ci siamo occupati di questo passatempo. Così ho pensato, dato che molti di noi sono nuovi, sono appena arrivati a Mayapur, ho pensato che potremmo fare un breve excursus per capire il contesto di questo verso in particolare che stiamo leggendo oggi. Quindi direi di tornare al re Rishabhadev, un'incarnazione della Persona Suprema. Egli era l'imperatore del mondo un tempo e aveva 100 figli molto elevati, di cui il maggiore era Bharat Maharaj. Quando dunque il re Rishabhadeva si ritirò nella foresta per raggiungere la perfezione spirituale, egli affidò il suo regno, il suo impero appunto, a Bharat Maharaj, che era assai promettente. Difatti questo pianeta si chiama Bharat Varsha, proprio per via di questo Bharat Maharaj. Ebbene, dopo aver governato con grande successo, mantenendo i cittadini in serenità e prosperità, anche Bharat Maharaj si ritirò, lasciò la famiglia e il suo enorme regno per andare nella foresta, come aveva fatto suo padre precedentemente, cercando di raggiungere la perfezione spirituale. E anche in questo ebbe successo. Prabhupada descrive come egli sperimentò le 8 emozioni di chi prova amore per Krishna. Ma purtroppo, come spesso accade, si sentì attirato da un cucciolo di cervo, un piccolissimo cerbiatto disperato, attirato al punto che per questo cerbiattino egli interruppe il servizio devozionale e proprio mentre stava cercando il cerbiatto ebbe un incidente e trapassò pensando a questo cerbiatto. E noi sappiamo dalla Bhagavad Gita, qualunque cosa uno pensi al momento della morte, quello stato sarà raggiunto da quella persona. Quindi questa personalità elevata, Maharaj Bharat, rinacque cervo, ma non un cervo normale. Per la grazia di Krishna riusciva a ricordare la vita precedente e di fatto in questo corpo di cervo lasciò ancora una volta la famiglia e tornò all'ashram dove aveva praticato servizio devozionale e lì cercò la compagnia dei sapienti. Sicché quando lasciò quel corpo non dovette trasmigrare da un corpo all'altro come fanno i cervi cervi. Normalmente prima di ottenere una forma di vita umana. Invece fu trasferito immediatamente nel grembo di una donna braminica
e nacque in un'alta famiglia braminica. Anche stavolta fu benedetto dalla suprema personalità di Dio e poté ricordare le vite precedenti. E così, in questa nascita, il suo nome era Jad Bharat, e questo capitolo si chiama Raughan, conversa con Jad Bharat. Questa parola Jad significa come la pietra. Lui non voleva rifare lo stesso errore che aveva fatto prima come Bharat Maharaj, attaccandosi a qualcosa di materiale. Allora fece finta di essere ottuso e scemo esteriormente, tanto che per quanto suo padre Brahmana si sforzasse di insegnargli, Jad Bharat apparentemente non imparava. E in questa condizione ebbe numerose avventure, una delle quali ci avvicina al punto dove ci troviamo adesso. E narra di un re di nome Raughan, che era di passaggio e aveva bisogno di un trasportatore per la sua portantina. E spinse Jad Bharat a farlo lui, anche se era un servizio assolutamente non adatto ad un brahmana. Comunque lui la prese con umiltà della serie «È il mio karma» e iniziò a portare il palanchino di Raughan Maharaj. Ma Jad Bharat non lo portava come gli altri trasportatori perché non voleva calpestare le formiche, quindi trasportava il palanchino del re in modo assai irregolare, al punto che il re si infastidì e si arrabbiò e tentò di correggere Jad Bharat a male parole. Ripresero a portare il palanchino e di nuovo Jad Bharat lo portava come prima e Raughan Maharaj divenne furioso. E con parole molto insultanti e sarcastiche castigò Jad Bharat. Disse che se costui non portava il palanchino come si deve, egli lo avrebbe punito con punizioni corporali. Anzi, disse che lo avrebbe mandato da Yamaraj, nel regno di Yamaraj. A questo punto, apparentemente per la prima volta nella vita di Jad Bharat, egli rivelò la propria elevata statura di Vaishnava e rispose ad ogni singola accusa e parola sarcastica e insulto del re con sapienza trascendentale. Non fu un discorso lungo, nel Bhagavatam dice solo 5 versi, ma Raughan è un re pio. E quando sente questa saggezza trascendentale dalla bocca di loto di Jad Bharat, scende dalla portantina e si getta per offrire i propri omaggi ai piedi di Jad Bharat, suo portapalanchino, scusandosi profusamente per averlo insultato e per avergli detto parole così dure mentre era in collera con lui. E quindi dice: ho sentito quello che hai detto e lo apprezzo, è conoscenza elevata, ma sono ancora confuso. Jad Bharat disse che l'anima in realtà non si affatica, riferendosi alla frase sarcastica di Raughan Maharaj che, apostrofandolo, gli aveva detto che forse portava il palanchino in quel modo perché era stanco, quando in realtà Jad Bharat era forte e giovane. Disse che l'anima non prova fatica, solo il corpo sente fatica. Allora Maharaj Raughan, dopo essersi scusato e aver offerto i suoi omaggi, cercò di comprendere quella conoscenza e disse: ma certamente anima e corpo sono collegati, certamente l'anima deve anch'essa sentire fatica e dolore. Ma Jad Bharat spiegò che in questa vita lui era il portapalanchino e Raughan era il re, ma in un'altra vita i ruoli possono sempre invertirsi. Jad potrebbe essere il re e Raughan il servo. Raughan accettò questo, ma disse: adesso, in questo momento, il re sono io, quindi non è forse mia responsabilità governare i cittadini? Non dovrei forse punirli se si comportano male? Aveva tutte queste domande e nella sua risposta Jad Bharat gli diede una spiegazione completa. Cominciò in modo simile a come Krishna ha parlato ad Arjuna.
rimproverandolo, perché sappiamo che Krishna ha detto ad Arjuna: tu dici parole colte, ma in verità una persona saggia non compiange né i vivi né i morti. Tu ti affliggi per cose non degne di afflizione. Indirettamente Krishna sta dando dello sciocco ad Arjuna. In modo simile, Jad Bharat rispose a Maharaj Raugan: tu parli come una persona molto esperta, ma in verità sei completamente inesperto. E spiegò perché. Una persona esperta, un trascendentalista, non si cura dei comportamenti sociali che sacrificano il suo avanzamento spirituale. Una persona esperta, un trascendentalista, non si cura dei comportamenti sociali che sacrificano il suo avanzamento spirituale. In altre parole, per un trascendentalista, una persona davvero esperta, la preoccupazione maggiore è l'avanzamento spirituale, mentre il comportamento sociale è secondario. Maharaj Raugan bistrattava i suoi portapalanchini, non li pagava, erano come schiavi. In questo modo non faceva del bene ai suoi sudditi, e Jad Bharat glielo fece notare. Poi Jad Bharat iniziò a parlare della mente. Disse: le investiture di potere che l'anima dà alla mente sono causa di ogni tribolazione ed ansietà in questo mondo. Come Krishna disse ad Arjuna, la mente incontrollata è la più grande nemica dell'essere vivente. Anche Prahlad Maharaj, parlando a suo padre Hiranyakashipu è un gran demone, e sappiamo che i demoni pensano sempre di avere tanti nemici, tipo ho un nemico e lo uccido, poi uccido quell'altro e così sono potente, felice e tranquillo. Ma Prahlad Maharaj non era d'accordo con quella concezione, diceva: in verità ogni essere vivente ha un solo nemico, il nemico è la mente incontrollata e sviata. A parte la mente incontrollata e sviata, nessuno in questo mondo ha nemici. Quindi la mente così diventa molto potente. Vediamo come nel caso di Bharat Maharaj, la sua mente lo ha portato nel corpo di un cervo. Questo è il potere della mente. Così quando noi chiediamo, cos'è questa mente? Krishna spiega nella Gita delle sue energie separate, esterne, e ne nomina 8. 5 grossolane, terra, acqua, aria, fuoco, etere, e 3 sottili, mente, intelligenza e falso ego. E oltre a questi esiste anche Jiva, l'essere vivente. Ognuno di noi è un Jiva, che tendenzialmente cerca di usare le risorse di queste energie esterne per sfruttarle a suo piacimento, per il proprio piacere. E Srila Prabhupada spiega questo: l'anima è pura, l'anima è incontaminata, ma quando si invischia nel mondo materiale resta coinvolta nel falso ego. Il falso ego vuole dominare la natura materiale, e quando la mente resta coinvolta con il falso ego, le funzioni della mente, pensare, sentire, desiderare, sono impiegate per spadroneggiare sulle energie di Krishna. Per questo le creature viventi restano invischiate nel mondo materiale. La mente che entra in contatto col falso ego. Questo è il nostro problema. E Jad Bharat spiega a Raugan Maharaj che uno che segue questo percorso, ossia segue i dettami dal falso ego cercando di controllare e godere della natura esterna di Krishna, questa persona è un dannato.
Lui usa questa parola, dannato, perché? Perché così sta semplicemente inseguendo gli oggetti dei sensi, vita dopo vita, magari in specie differenti, magari su pianeti differenti, ma pur sempre inseguendo gli oggetti dei sensi. È una situazione dolorosa, infelice. E Jad Bharat compara la mente senza controllo ad un elefante senza controllo. C'è un elefante selvaggio, indipendente, senza guardiano nei paraggi. Immaginate che situazione spaventosa. Dice anche che qualunque piacere derivi dal contatto tra i sensi e i loro oggetti è insignificante. Siamo esseri spirituali, in cerca di piaceri spirituali. Jad Bharat fa l'esempio di un sogno. Se sono molto affamato e assetato e mi addormento in questo stato, con fame e sete, potrei sognare di bere fantastiche bevande e di mangiare ottimo cibo preparato squisitamente. Nel sogno sono soddisfatto, ma quando mi sveglio ho ancora fame e sete. Allo stesso modo, dato che non siamo questi corpi materiali, dato che siamo esseri spirituali, richiediamo piaceri spirituali. In questo mondo nessun piacere potrà davvero soddisfarci in quanto anime spirituali. È solo un sogno, tutto è temporaneo. Ricordate Chaitanya Mahaprabhu che implora: Jivjago, Jivjago, vi prego, svegliatevi in questo piacere più alto, perché questa è la nostra vera natura. Anche nella Gita Krishna dice: le persone intelligenti non si impegnano nelle fonti di miseria, ossia nel contatto tra i sensi e gli oggetti dei sensi. Esse sanno che questi piaceri hanno un principio e una fine, per cui non si impegnano in essi. Interessante che Prabhupada, commentando questo verso, cita un verso pronunciato da Maharaj Rishabhadeva a suo figlio, o meglio a tutti i figli, tra cui il più grande che era Bharat Maharaj in una vita precedente di Jad Bharat. Prima di ritirarsi nella foresta, Rishabhadeva istruì i suoi figli, è un verso famoso. Disse ai suoi figli: avete questa preziosa forma umana di vita, non lavorate duramente per godere dei piaceri corporei, sensuali. La forma di vita umana non è concepita per questo, perché guardatevi intorno e vedrete gli animali. Anche i maiali, mangiatori di escrementi, godono dei sensi e nemmeno lavorano tanto duro. Dunque ascoltarono ciò, chiesero: cosa dovremmo fare? E Maharaj Rishabhadeva rispose: esegui penitenza e austerità per purificare la tua vita ed arrivare poi alla piattaforma spirituale, destinazione di eterno amore, eterna saggezza, eterna beatitudine. Queste furono le sue istruzioni. Bharat Maharaj udì ciò e dopo varie nascite diede a sua volta questi insegnamenti ad Ahugan Maharaj. Quindi Ahugan apprezzò molto questa conoscenza. La settimana scorsa Akuti Prabhu, in una lezione a questo proposito, ha detto: per coloro fra noi che cercano di introdurre la coscienza di Krishna agli occidentali, sarebbe un'estasi trovare qualcuno come Ahugan Maharaj, qualcuno che ascolti davvero quel che diciamo, che risponde e fa domande intelligenti. Perché in Occidente la gente ha troppo da fare, non ascolta, hanno così tante obiezioni, specialmente le persone in Occidente. Anche se diamo loro tante ragioni per le quali la coscienza di Krishna è un cammino che le può aiutare, loro ancora fanno resistenza. Ma Ahugan Maharaj non era come loro, niente affatto, anzi disse a Jad Bharat: sono stato morso dal serpente dell'ignoranza, dal serpente dell'orgoglio. Il veleno ce l'avevo in corpo io, ma ora ascoltando le tue parole di nettare devo riprendermi dalla febbre.
Lui era così riconoscente, ma era anche un po' agitato perché voleva capire di più a fondo la conoscenza che Jad Bharat gli stava offrendo. Sicché Jad Bharat spiegò ancora. Prima aveva parlato di un'energia sottile del mondo, ossia della mente, e ora si mise a parlare dell'energia grossolana. Disse che in questo pianeta ci sono talmente tante specie, tutte forme di vita fatte di terra, corpi umani, corpi di alberi, di api e così via, tutte temporanee, come dice la Bibbia. Polvere eravamo e polvere ritorneremo. Questi corpi sono transitori, questi corpi specifici, e Jad Bharat fa il paragone del vasaio. Il vasaio prende l'argilla, che non è altro che terra, e le dà varie forme differenti, splendide brocche, tazze per bere, vasi per fiori, e poi tutte queste forme vengono utilizzate e prima o poi tornano alla terra. Quindi non dovremmo intendere questo corpo come qualcosa di troppo significativo. Poi alla fine suggerisce, parlando della mente, visto che si rivolgeva ad uno kshatriya, dice a Maharaj Raughan che con la spada del servizio alla persona suprema sarebbe riuscito a controllare la mente incontrollata. E dopo aver parlato del corpo, disse: ristabilita la conoscenza, spezza i tuoi attaccamenti a questo mondo illusorio, materiale. Poi, nella sua generosità, Jad Bharat narra una storia molto figurativa, meravigliosa, che è quel che leggiamo proprio adesso. Si tratta di un'analogia abbastanza lunga. C'è un mercante, in sanscrito Vanik, e questo mercante lascia casa e va nella foresta per cercare cose, collezionare cose da rivendere per farci un profitto. In modo figurato, ognuno di noi è il Vanik, il mercante. Abbiamo lasciato la nostra casa originaria e siamo andati nella foresta, il mondo materiale, e qui cerchiamo cose di cui godere. Ma il problema è che in questa foresta il Vanik, il mercante, trova difficoltà. Prima di tutto viene saccheggiato e i saccheggiatori sono paragonati ai sensi. Gli occhi vogliono vedere oggetti belli, le orecchie vogliono ascoltare, il tatto e l'olfatto. Vogliono spendono tutto quello che lui aveva raccolto, questi saccheggiatori. Poi ci sono gli sciacalli, nella similitudine sono i parenti. Hanno tanti desideri, anche loro vogliono che i loro sensi siano soddisfatti, e anche questi sciacalli portano via quel po' di profitto che il mercante aveva accumulato nella foresta. Oltre a ciò ci sono zanzare, nella foresta ci sono così tante zanzare paragonate agli invidiosi che pungono costantemente. E poi le cavallette sono un riferimento ai calunniatori. E c'è un pozzo profondo che è come le malattie, mali incurabili. E così lui fa tante analogie. E l'essere vivente soffre in questo modo, cerca sollievo, ma invece del sollievo trova dei rakshasha carnivori, mangiatori di uomini, paragonati agli esattori delle imposte mandate dal governo. E anche loro portano via talmente tanto al povero mercante che lui perde l'entusiasmo, perde quasi la ragione, è scoraggiato. Che fare? Cerca rifugio e salta in un fiume vuoto. Il riparo che sta cercando è l'approvazione degli ateisti, sicché si fa del male da solo. Cercando ancora rifugio, si imbatte negli avvoltoi, rapaci, paragonati a pseudo-swami, pseudo-yogi, pseudo-spiritualisti. Non possono aiutarlo, sono solo uccelli insignificanti, non possono proprio aiutarlo. Quindi sostanzialmente l'essere vivente è in una condizione miserabile. Ascoltiamo la continuazione di questo verso, la continuazione,
Talvolta l'essere vivente si dà da fare per combattere il freddo, il caldo ed altre avversità. Interessante la parola rimedio, contrapposizione, in sanscrito è pratikriyama. E troviamo ancora nella Bhagavad Gita che anche Krishna usa la stessa parola in riferimento alle sofferenze del mondo materiale. La stessa parola, Shita, significa inverno. Krishna qui dice, proprio come gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, tollerali. Non parla di contrapporsi. Quello sarebbe un concetto materialistico, del genere io sono colui che dirige, colui che fruisce, quindi mi contrappongo alle avversità. Ma una persona che ha conoscenza trascendentale dice io sono destinato ad un luogo migliore, non a questo mondo. Io non mi contrappongo, io tollero. Questo contrapporsi, pratikriyama, lo vediamo nel mondo d'oggi. Cercano tutti di contrapporsi alle miserie e come risultato abbiamo un pianeta sempre meno abitabile. Ci sono città in cui ti ammali se respiri l'aria e in molte località l'acqua non si può bere. Mangiamo cibi senza sapere quali sostanze chimiche stiamo ingerendo nelle verdure e così via. Ma invece di agire contro, dobbiamo sopportare. A proposito di queste calamità naturali così spiacevoli, oggi qui celebriamo Varaha Dvadasi. Varaha, che possiamo ammirare in questo meraviglioso diorama, egli sconfisse Hiranyaksha. Quando Hiranyaksha e suo fratello Hiranyakashipu sono nati, Prabhupada ci ricorda che si sono verificati tantissimi terremoti e c'era un'immensa oscurità. Prabhupada dice, quando nascono i demoni, accadono queste catastrofi naturali. Ora nascono sempre più demoni, perciò ci sono più catastrofi naturali. Io vengo dall'America, se seguite un po' quel che accade in America, lo scorso inverno in America c'è stato un gelo devastante, fin giù a tutto il sud, fino in Alabama. A volte parliamo con mio figlio che è comandante dei vigili del fuoco nell'area di Washington DC e dice che fa 8 gradi Fahrenheit, un freddo inaudito per quella zona, non so esattamente in centigradi ma sotto zero. Molto freddo e ci sono venti che riducono ulteriormente la temperatura. Tanta sofferenza. Un altro punto importante su questo verso. Il povero Manik, il mercante, soffriva vagando nella foresta, soffrendo a causa di zanzare, saccheggiatori, sciacalli, cavallette. Ma ora vedremo nei prossimi versi, c'è un piccolo cambio. Ora l'essere vivente sta perdendo la propria integrità. Nel verso precedente si macchia di una triste vita sessuale, con donne dissolute, donne lussuriose. È stato ingannato e ora inganna a sua volta e nel verso seguente inizia anche a rubare. Questo è come una persona empia reagisce alla miseria. Invece, una persona pia, che si trova in difficoltà, si rivolge a Krishna, a Dio. L'empio in difficoltà si volge verso attività peccaminose, con conseguente accrescimento della propria ignoranza. E più cresce l'ignoranza, più aumenta il peccato, dunque è una spirale verso il basso, una situazione molto grave. Nella spiegazione Prabhupada parla dell'invidia. Una persona ne invidia un'altra. Questo è lo stile del mondo materiale. È un dato di fatto che siccome abbiamo desideri materiali, siamo invidiosi degli altri perché crediamo che loro soddisfino i loro desideri meglio di noi. Se solo avessi il suo aspetto, la sua conoscenza, la sua salute, così via, potete aggiungere qualsiasi cosa, la sua fama, popolarità, allora sarei felice.
Dunque questa è invidia che si mangia il cuore. Krishna dice che ha spiegato la Gita ad Arjuna perché Arjuna era immune da ciò, non era invidioso, questa era la sua qualifica. E anche i saggi che ascoltarono lo Srimad Bhagavatam, Nirmatsaranam, non erano invidiosi. L'invidia è davvero dannosa per l'avanzamento spirituale. C'è da capire che qualunque cosa abbiamo, qualunque disposizione, qualunque abilità, è un arrangiamento divino, non un caso. Si deve alle nostre precedenti azioni, alle scelte fatte, ed è perfetto, sapete, così com'è. E qualunque cosa abbiano gli altri è dovuta alle loro scelte, gli arrangiamenti di Krishna in base alle loro azioni. Non c'è ragione di essere astiosi al riguardo. Dobbiamo solo vederci gli arrangiamenti di Krishna. Dunque, con questa idea, l'umile idea per cui ciò che ho è ciò che mi spetta nella vita, dovremmo essere contenti. Se siamo contenti non ci paragoniamo con gli altri, già che è questa comparazione che crea problemi. Smettendo il confronto con altri, possiamo liberarci di questa sensazione degradante, di questa brama rancorosa e del malcontento per ciò che gli altri hanno. Piuttosto dovremmo rallegrarcene se pensiamo che abbiamo un enorme giardino e che ognuno di noi è un giardiniere intento a crescere fiori, frutti e piante per il piacere di Srila Prabhupada e per il piacere di Sri Sri Radha Madhava. Se qualcuno arriva con un frutto splendido che ha coltivato nel giardino, noi dovremmo essere felici e aiutarli nel loro ruolo, come loro possono aiutarci nel nostro. In tal modo, collettivamente, con spirito cooperativo, possiamo servire Krishna insieme ed evitare questa invidia. Dobbiamo superare l'invidia e semplicemente stare assorti nel servizio, qualunque sia il nostro. Ognuno di noi è unico, un individuo unico, così come ognuno ha una faccia diversa da qualunque altra faccia. Alcuni di noi riescono perfino a distinguere Jnanivas da Pankajangri, a volte. Ognuno ha impronte digitali diverse, ognuno è unico ed ha un modo unico di servire il Signore e soddisfarlo. L'idea del grande piccolo è irrilevante per Krishna. Lui guarda l'atteggiamento, la resa, l'intenzione della creatura. Questo è il piacere del servizio collaborativo, cooperativo in cui aiutarsi, piuttosto che invidiarsi e screditarsi a vicenda. In effetti è ironico, l'invidia è ironica. Vogliamo questa condizione, questa qualità per essere felice, ma già il fatto che siamo invidiosi vuol dire che non siamo felici, che siamo scontenti. L'invidia stessa ci rende infelici. Vogliamo essere felici, ma siamo infelici per i nostri desideri. Anche potendo avere quella cosa, quella salute, quella fama, quella saggezza, saremo sempre insoddisfatti. Il problema è il desiderio materiale. Finché ci saranno desideri materiali, qualunque cosa avremo, vorremmo sempre di più, come diceva Maharaj l'altro giorno a lezione, è questione di avarizia che non è soddisfatta. Così Jad Bharat fece alcune osservazioni e Raughan, dopo aver ascoltato, rispose: grazie alla tua compagnia, le radici del groviglio materiale che mi legava sono state recise, e quelle radici, disse, erano obiezioni, falso prestigio e mancanza di discernimento. Queste sono radici dell'intrigo materiale, e in compagnia di anime sante come Jad Bharat si tagliano. Raughan, dunque, era così riconoscente. Hare Krishna. Tutte le glorie a Sua Divina Grazia, e sì, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Grazie molte dell'attenzione. Hare Krishna.